Ciao a tutti, oggi andremo a vedere Moons of Madness, un titolo horror di Rock Pocket Games, disponibile su Steam al prezzo di 24,90€ e in arrivo da gennaio su PS4 e Xbox One. Nel gioco saremo un ingegnere spaziale mandato in missione sul pianeta rosso, per conto della società Orochi, in cui scopo sembrerebbe voler effettuare esperimenti scientifici sul pianeta al fine di scoprire una nuova forma di vita microbiologica. Noi siamo in attesa dei nuovi tecnici pronti a sostituirci. La situazione però sembra stia prendendo una brutta piega, quando cominciamo ad avere una serie di visioni orribili, accompagnate dai traumi del passato che proprio non vogliono lasciarci andare. Il gameplay ci porta a vivere la storia di questo ingegnere sia all'interno che all'esterno dell'astronave, risolvendo enigmi, accompagnato anche da altri membri del team di ricerca. Sulla base dell'esplorazione non avremo a che fare con zone immense o troppa roba da collezione, ma piuttosto una cosa lineare. La longevità di Moons of Madness sembra poca, in quanto sono più o meno 6 ore, ma sentendo il peso dell'ignoto sembra non passare mai. Dal punto di vista dei checkpoint, invece, non sono sempre utili, in quanto a volte potremmo ripetere addirittura sezioni lunghe. La grafica è ben realizzata, sia negli interni che negli esterni dell'astronave. Ogni stanza ha la sua disposizione, per non ricadere nella trappola di doppione, dello stesso livello e pure sonoro, in quanto riesce a mantenere alta la tensione. Quindi il voto finale è un bel 7,5. Noi con la recensione ci fermiamo qua. Adesso ci sarà la parte con il gameplay e ricordate di seguire le pagine Nextplayer e Nintendo Switch Gruppo Italiano. Ok, adesso si parte. Quindi, allora, per prima cosa siamo già all'interno dell'astronave, quindi cioè del sistema su Marte, quindi alziamoci. Però io non sento una mazza. Ok, perfetto. Risveglio. Allora, qua, come abbiamo già detto, non c'è praticamente quasi niente di esplorazioni barra collezionabili. È solo una cosa abbastanza lineare e quindi ovviamente qua abbiamo visto che c'è la torcia con Grilletto si zoom, raccogli, che la torcia, X torcia, base, scemo, vabbè, qua, alve, che cazzo. Andiamo avanti. Ma perché mi devo girare? Ma perché mi devo girare come un babbo? Vabbè, andiamo avanti. Sicuramente qua non c'è niente, qua c'è la porta da andare. Però noi tentiamo di andare avanti. Senti, ma se mi faccio i cazzetti miei e proseguo, andiamocene. Ah, bene, fuori uso. Bene. Ma perché non me ne sto zitto? Vabbè, fai niente. Allora. Salve. Di qua non c'è niente. Ma te sei scemo che proseguo di là. Apri, vediamo cosa c'è qua dentro. Bellissimo. Che forse può tornarci utile. Aggiungi all'inventario, me lo dà. Che palle. Allora. Ed eccoci alla porta. Forza. Fai leva. Ed entra. Ok,
Ok, intanto avevo visto qualcuno che saliva di qua, eh. Per dirti. Salve. Mi sa che bisogna per forza di qua. Salve, c'è nessuno? Tacci tua. Standard procedure. Newhart, you know what to do. If there's any critical damage to the base, let me know. Yeah, okay, no problem. Dr. Van Buren, you will assist me at the landing site for the Cyrano. Declan, you're on comms. Find any system issues, relay them to Shane. Aye, aye, Captain. Switch to a private frequency, Declan. No chatter on open channels. Over and out. Private channel time. Allora. Routine mattutina. Ma yeah. Once more I venture into the great unknown on duty at the satellite dish and currently communicating, which is technically my job, kind of. Scusa. A qua sì, spingi. Andiamo sul portellone. Vai. Prima di chiudere il portellone si chiude da qua. Open. Perfetto. Adesso. Casco non mi interessa. Siediti. Ho capito, devo pilotare io. Devo pilotarlo io? Aspetta. Ah, ok. Ok, il potere del sole. Ok, andiamo. Vai la cos'è da questa parte qua. Allora, ricaricare prima di tutto. Poi il pannello. Andiamo fuori e seguiamo tutto il percorso. Aspetta, vai su. No. Ah, minchia.
E uno. Vado andare giù di là. E ma aspetta, ci conviene però. Aspetta. Santa pazienza. Due e il blocco 3 di là. Ok, quindi andiamo su di qua. Who is taking power cells from my solar array? Declan, who was out here last? Probably Lucas on some errand for Volkova. They're always up to something weird. Creeps me out. I have never met a normal botanist. Vediamo se c'è qualcosa. Allora, interagisci, lascia il casco. Eccola. Don't know. Thought I saw someone. Don't see anyone now. Let's just get this done. Sì, ma devi aprirlo un po' più con calma. Ah, c'è un'altra batteria di riserva, buono. Perfetto. E ma... Ah, aggiungi all'inventario, che pirla. Allora, inserisci la batteria. Ok. Ok. Allora, scansiona. No. Sei un deficiente, sei un deficiente. Ok. Ok, B esce. Adesso scansiona con questo qua e ci connettiamo. Vediamo se riusciamo. 97 era? Sì, 97. Ok. That should do it. Hi Shane. I made a biogauge program so that you can see when Phobos is passing overhead. E però ho capito, ma qua non c'ho. Ah, proprio così direttamente, va bene. No, aspetta. Questo qua di tuo al 100. Declan, ok. Solar panels are now calibrated. Heading up the hill. Ora salgo su alla centralina. Questa. E dai, qua. Power conduit is shut down. There should be a fuse switch on one of the sides. Niente, dottore. Acqua. Interagisci. E dai, corrente. Adesso attiva la centralina. Looking good. Power should be back on. It's the last birthday party my mom was around for. She left not long ago. Do you know what happened to her? Not really. It was big news when she disappeared. She was a big shot theoretical mathematician. Oh yeah. Everyone knows Dr. Newhart. I mean, I had to read Engineering Dimensions in grad school. All I know is, the day after my birthday, I head downstairs for breakfast, and I couldn't find her. The basement door was wide open. It was the only place she could be, I thought. So I went down. There was a... Ragazzi, I problemi della serra. Well, she wasn't there. Or anywhere. Allora. We searched for years. Ah, ok. 26%. Oh, scemo. Ricarichiamo. Allora, dunque, facciamo così. Arriviamo alla serra.
e ci salutiamo. Wow. Dovrebbe essere in fondo. Feels like I'm back in therapy. No, scusami. Well, no better place to tackle your problems than from 130 million miles away, right? Ok, allora, facciamo così. Salutiamo qua. Ci rivediamo nei prossimi video o nelle prossime live. Continuate a seguire sia la pagina Facebook di Next Player che Nintendo Switch Group Italiano. Noi ci rivediamo e ciao e alla prossima.